Ragazzi, buongiorno. Allora, mi stavo anche legando le scarpettine che mi sono comprato in Cina e mi è venuto in mente di fare un bel video perché in questi ultimi giorni, leggendo un po' i commenti, alcuni di voi mi hanno chiesto un po' di raccontare la mia storia accademica, no? Gli studi che ho fatto per diventare personal trainer e quello che mi ha accompagnato poi a diventare chi sono oggi. Allora, la mia carriera incomincia ormai a fine del Novecento. Era l'anno 1998, ormai non me lo ricordo neanche più. Decisi di iscrivermi all'ISEF, ossia l'Istituto Superiore di Educazione Fisica. Ai tempi si chiamava ISEF, e quindi feci i 3 anni di ISEF e mi diplomai all'ISEF. Poi in quegli anni c'era un momento in cui le università si stavano trasformando, e quindi l'ISEF stava facendo il passaggio in scienze motorie, quindi stava diventando facoltà di scienze di motori. A Torino l'ho fatta. Quindi ho fatto un anno per fare il passaggio e sono stato sfigato anche perché in quell'anno lì che io ho fatto il passaggio per prendere la laurea in scienze motorie, c'era un ulteriore passaggio. Le università stavano facendo il passaggio da diventare, diciamo, della durata di 4 o di 5 anni in base un po' alla facoltà, stavano facendo il passaggio del 3 più 2. Quindi dovetti ancora una volta riscrivermi perché in realtà quello che avevo fatto valeva come triennale e dovevo farmi ancora la laurea specialistica. Quindi decisi di fare la laurea specialistica in scienze e tecniche dell'allenamento. Mi laureai a pieni voti e da qua niente. In quegli anni lì frequentai anche, mi ricordo, il corso della ISSA da personal trainer. Erano i primi anni, no? Quindi diedi anche subito l'esame, diventai subito un CFT1, quindi il grado più alto, nel mentre stavo lavorando in palestra perché ovviamente mentre studiavo riuscivo comunque a lavorare in palestra e a farmi le ossa. Stavo facendo le ossa nelle palestre. Poi non c'era ancora in quei tempi l'idea del personal trainer perché stavano arrivando le prime catene multinazionali in cui stavano portando appunto i personal trainer. Però in quell'epoca, 2002-2003, principalmente si parlava di istruttori di sala attrezzi e facevo l'istruttore di sala attrezzi e mi piaceva tantissimo perché era un modo per stare a contatto con tantissime persone, aiutarle, correggere la tecnica e fare schede d'allenamento. È stato lì dove mi sono proprio fatto le ossa e facevo veramente, mi ricordo, schede su schede. Arrivavo a fine settimana che avevo un tomo così di schede da rifare perché mi ricordo che avevo già dato l'abitudine alle persone ogni 4 settimane, ogni 4-5 settimane cambiamo la scheda d'allenamento. Quindi poi le persone venivano, si trovavano bene, facevano le schede con me e io avevo tantissimo lavoro. Da lì nel 2005, come ormai ben sapete, decisi di aprire il mio studio di personal trainer. Ai tempi i personal trainer non avevano ancora lo studio, comunque erano in pochissime ad averlo. Io ero uno dei primi, aprii il mio centro di personal training. E in quei tempi le persone non sapevano neanche ancora cos'era il personal trainer, no? Quindi dovevi spiegare cos'era il personal trainer. Non tutte le persone capivano, ma come mai devo venire da te e pagare di più? Ci sono solo io. Oggi invece è tutto diverso perché a distanza di una quindicina di anni il personal trainer è diventato un'attività molto in voga, forse fin troppo in voga. Infatti basta che uno si allena 2 giorni e diventa personal trainer, quando invece dietro ci devono essere tante competenze. Però io partii fiducioso perché da sempre il mio obiettivo era ad allenare le persone in maniera qualitativa, cercando di offrirgli il massimo delle mie competenze. Studiavo tanto, mi aggiornavo tanto, però inizialmente, ovviamente, essendo un'attività nuova, avevo pochissimi clienti, no? Perché avevo fatto un video dove raccontavo tutta la mia storia. Comunque all'inizio, primo anno non è stato facile, avevo pochi clienti perché non era facile farsi conoscere. E allora in quegli anni incominciai a scrivere su una rivista del settore che adesso non c'è più, era Olympias News. Scrivevo sulle riviste del settore per farmi conoscere, per farmi vedere, per far vedere quanto potessi valere, quanto potessi saperne. Mentre scrivevo sui forum, avevo aperto il mio sito internet studiumiletto.com, che oggi
storage è umbertomiletto.com, e quindi devo dire che lo scrivere poi mi ha aiutato tanto a farmi conoscere. Nel mentre, nel 2006 arrivava anche YouTube, ma io per gioco ho incominciato a fare i primi video dove facevo vedere un po' la tecnica di esecuzione degli esercizi, no? Allora faccio vedere un po' come si facevano gli esercizi, e comunque mi sono accorto che questo portava comunque sempre più contatti, sempre più persone che mi scrivevano per migliorare i propri allenamenti, fino a tanto che dopo il primo anno, a forza di scrivere, a forza di poi ho cominciato a fare video, a forza di scrivere anche sui forum, di farmi vedere, le persone incominciavano a conoscermi e quindi incominciavano anche a contattarmi per farsi seguire da me. Quindi dopo il primo periodo, diciamo un po' difficile, dove ho dovuto attuare delle strategie non comuni, perché ai tempi nessun personal trainer aveva il canale YouTube o incominciava a scrivere in una determinata maniera per farsi conoscere. Quindi posso dire di essere stato il primo fitness YouTuber grazie un po' anche a questo, però tutto questo poi negli anni si è trasformato in grandi opportunità lavorative. Grandi opportunità lavorative sempre accompagnate da tantissimo lavoro, perché scordatevi di riuscire a ottenere dei grandi risultati senza impegnarvi al massimo, senza lavorare tanto. Ogni cosa che farete, se volete centrare dei grandi risultati, dovrete impegnarvi tantissimo, non dovete lasciare nulla al caso e dovete strutturare tutto al meglio, ancor più oggi, perché oggi, se ai tempi magari c'era la facilità che eravamo in pochi sul web, oggi c'è una valanga di trainer che si celebrano come i numeri uno, e quindi voi dovete farvi conoscere, dovete far vedere quanto sapete e quanto valete, soprattutto far capire, perché le persone devono venire da voi piuttosto che dall'altro. Quindi questo richiederà tantissimo lavoro, impegno quotidiano a creare contenuti, sia che voi volete lavorare online sul web, sia che voi volete lavorare poi dal vivo con uno studio di personal trainer come magari avevo fatto io agli inizi. Poi, come vi dicevo, tutto questo, lo studio, il lavoro comunque virtuale online, mi ha portato a far sì che il mio studio comunque avesse un grandissimo successo. E in questi anni poi di cose ne ho fatte tante. Come ben sapete, poi ho introdotto il calisthenics in Italia, con altri soci ho fondato Burning Gate, con cui cerchiamo di diffondere il calisthenics sia per quanto concerne la formazione ma anche con gli eventi, andando a organizzare i più importanti eventi nel panorama italiano e internazionale di calisthenics. E poi recentemente, come sapete, ho aperto anche un'azienda con altri soci per vendere attrezzature per il fitness, in particolar modo per il calisthenics, perché comunque tante persone mi contattavano anche per avere un supporto per quanto concerne gli attrezzi. Quindi, come vedete, da personal trainer, dallo studio che ho fatto, mi sto trasformando, quindi sono diventato poi e sono un imprenditore. E poi niente, diciamo che in questi anni ho aiutato tantissimi trainer anche ad avviare il proprio centro di personal, e questo mi fa molto piacere, perché vedere altri ragazzi che hanno seguito la mia strada, anche perché magari si sono imbattuti nei miei video, gli ho trasmesso la voglia di allenare le persone, gli ho dato la forza di studiare, documentarsi, di approfondire tanti argomenti, e poi fino ad aprire il loro centro, questo mi dà veramente un'enorme gioia, perché vedere persone che hanno voluto seguire un po' le mie orme, veramente una grande soddisfazione. Sapere che poi ce la fanno, che non sanno più dove mettere i clienti, è una soddisfazione ancora più grande. Ma in realtà, ogni volta che io parlo con questi miei colleghi, quello che vado a dire è esattamente questo: che devono lavorare ogni giorno duramente, cercando di offrire sempre la massima qualità alle persone che si affideranno a loro. Non bisogna, e lo dico qua, vendere fumo, non bisogna ingannare le persone, perché questo poi da un punto di vista professionale lo andrete a pagare. Però se avete voglia di mettervi in gioco, mettetevi in gioco, sapendo che ci sarà da faticare tanto, ci sarà da pedalare tanto. All'inizio il percorso sarà in salita, però se pedalerete bene, io sono sicuro che la strada che andrete a percorrere sarà una strada di successi. Questo ne sono sicuro, anche perché le persone sono sempre più sedentarie, le persone ricercano sempre di più un professionista che possa aiutarle nel loro percorso, e quindi là fuori ci sono veramente tantissimi clienti
da allenare e da rimettere in forma. Io questo era un video, adesso l'ho fatto un po' più breve, ho fatto un video che poi magari ve lo rilinko qua sotto, dove raccontavo proprio un po' tutta la mia storia un po' meglio, e era però un video più lungo di 30-40 minuti. In questo breve video spero di avervi fatto cogliere un po' quello che mi ha permesso di diventare oggi un personal trainer, io posso dire affermato, ma soprattutto con il piacere ancora di allenare le persone e aiutare le persone. E questa è la cosa più bella del mio lavoro, è che grazie alla passione che io ho per l'allenamento, mi piace allenarmi, ma mi piace anche allenare le persone, sono riuscito a renderla la mia attività lavorativa e far sì che la mia attività lavorativa potesse avere successo. Io ringrazio comunque anche tutti voi che mi seguite su YouTube, perché è anche merito vostro e anche grazie a voi che mi seguite costantemente guardando i contenuti che io ogni giorno metto, che mi date la forza di continuare e permettermi di fare quello che sto facendo. Continuerò anche quest'anno a fare tantissimi video, a portarvi contenuti inediti, a portarvi schede inedite, spero di tornare a fare anche delle live in cui mi alleno, perché erano piaciute tante. L'anno scorso non ero riuscito a farle troppo spesso perché ero stato veramente incasinatissimo tra le mille attività che faccio. Spero di rilanciare anche le colazioni sportive, magari, boh, che ne so, parlerò di qualcos'altro la mattina per rendere anche motivanti le mattinate con me a fare colazione alle 5 di mattina quando mi sveglio. E niente, grazie come sempre di seguirmi, e se non siete ancora iscritti, se non conoscete i miei contenuti, navigate nel mio sito che sono sicuro che troverete qualche video che farà per voi. Ciao ciao!